100 minuti per rispondere correttamente a più domande possibili, sperando di saperne almeno una in più degli altri. Si sono svolte questa mattina le prove d'ingresso ai corsi di laurea nelle professioni sanitarie dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. 1668 candidati, dislocati in 40 aule, 579 posti a disposizione. Tra speranze e paure, questa è la voce dei partecipanti. È stato difficile. Speriamo. Poteva andare, difficile, però speriamo bene. Rispetto a quello di medicina è un poco più difficile. Alcune parti sì, però dai, speriamo bene. È andata bene, potevo andare meglio ovviamente, però ho risposto ad abbastanza domande, quindi sono, diciamo, soddisfatto. Allora, qualche domanda semplice, altre un po' più complesse. Nel complesso spero bene. Penso sì, abbastanza bene. Penso bene, dai. Spero. Speriamo bene. Il numero di posti disponibili, diciamo che è un po' limitato, perché ci sono un sacco di numeri di persone che stanno provando a fare il test, però ci sono pochi posti disponibili. Alla fine, meno di un terzo di loro riuscirà a diventare matricola. Per gli altri, la possibilità di ripiegare su altro o aspettare l'anno nuovo per riprovarci. In ballo, un posto per assistenza sanitaria, infermieristica, logopedia, ortottica, fisioterapia, fisiopatologia, tecnica di laboratorio biomedico e tecniche di neurofisiopatologia.